Ciao, benvenuti nella dépendance del mio studio che è diventata ormai questa stanzetta rosa. Oggi faremo dei segnaposto natalizi in filo metallico. Entriamo quindi praticamente nel mio campo d'azione, nel mio lavoro, che è la manipolazione del filo metallico, appunto, coinvolge questo settore della manualità. Allora, il lavoro è molto facile, molto divertente. Vi lascio a questo breve tutorial. Vi ricordo che se volete imparare qualcosa di più di questa tecnica sulla manipolazione dei fili, io ho ben due tutorial scaricabili su Etsy e dei quali vi metterò il link qui nell'info box per fare un bracciale. E qui siamo, diciamo, nella difficoltà media in cui tutti possono cimentarsi, e per fare il pendente di una collana, e questa è una difficoltà un po' superiore. Questi due tutorial, che sono immediatamente scaricabili da Etsy semplicemente premendo un bottone e acquistandoli, quindi al momento avete il download, sono pieni di informazioni, fotografie, passo passo, tutto quello di cui avete bisogno e altro. Allora, intanto vi lascio questo segnaposto, ditemi cosa ne pensate e vi aspetto qui. Oh, mi raccomando, mettete mi piace se vi piace e iscrivetevi al canale se vi va. Ci tengo, mi raccomando. Ciao! Ecco l'alberello che andremo a fare. Questa è la nostra mostra, come la chiamo io, il modello. Adesso lo rifaremo. Io lo rifarò in ottone. Raccomando un filo però un po' più morbido, che possa essere sia classico filo da bigiotteria, quello che trovate in vendita nei fai da te, nei colorifici e nelle mercerie, classici Knorr, Prandtl oppure Gutermann, insomma questi fili. Raccomando questi. Se volete usare il filo di ferro, deve essere un filo di ferro cotto, mi raccomando. E dello spessore di 1 mm. Allora, vi dicevo, io utilizzerò questo perché è in dotazione, ma insomma poco cambia. Poi avrete bisogno possibilmente di pinze di questo tipo. Se non le avete con le punte coniche, potreste arrangiarvi anche con pinze, diciamo da elettricista. Farete un po' più fatica, però ve la potrete cavare comunque. Una taglierina, pinze per tagliare o forbici universali di quelle che vanno bene anche per tagliare il ferro, ce ne sono. Un righello, una pinza di questo tipo se è possibile, ma ora vi mostrerò l'alternativa alla pinza di questo tipo. Allora, poi c'è poco altro, ma lo mostrerò facendo. E adesso facciamo questo bel segnaposto. Allora, prima di tutto il filo, quindi prendete un filo per bigiotteria oppure un filo di ferro, sempre fili cotti, mi raccomando, morbidi, del diametro di 1 mm. Quando vi sarete specializzati nell'utilizzo di questo filo da 1 mm, se vorrete, se riterrete, potrete utilizzare anche un filo da 1,5 mm. Poi serviranno degli oggetti di uso comune per dare la forma al segnaposto che ora stiamo realizzando, e in particolare uno circolare che abbia un diametro di circa 6 centimetri, un altro, come vedete, io ho preso un oggetto qualsiasi che avevo in casa, un altro sempre circolare che abbia un diametro di 3 centimetri. Poi avrete bisogno di un righello, di un pennarello per segnare, ma anche questo avrà la sua funzione di forma, e come vi dicevo, delle pinze possibilmente. L'alternativa alla pinza con le punte di plastica, che serve per stirare il filo, è uno straccetto qualsiasi che possa essere utilizzato in questo modo. Guardate, per stirare il filo con le mani potete fare così, però veramente così vi fate male. La cosa migliore è utilizzare uno straccetto e poi fare questo movimento. La prima cosa da fare è stirare il filo, perché le piegoline che ci sono, che vedete sul filo, poi restano sul lavoro finale. Dopo averlo stirato,
potete procedere con la base del segnaposto. Allora, per iniziare bisogna partire dal fondo dell'oggetto. Utilizzo un oggetto qualsiasi, il diametro è circa 6 cm. Prendo l'estremità del filo, lo modello attorno a questo oggetto in questo modo, lo modello in modo stretto, faccio in modo che avanzi fuori un pezzo di filo di perlomeno 4 cm, ok? In questo modo. Con il pennarello, per non perdere la misura di questa base, segno entrambi i fili, segno il punto in cui si incontrano. Il pennarello di solito spesso viene via già utilizzando, già maneggiando il filo, però se non dovesse venire via sappiate che con l'alcol si pulisce perfettamente. Allora, adesso tolgo la forma, riporto l'oggetto dove i due punti segnati si incontrano e blocco la forma rotonda in questa posizione. Adesso faccio come fareste voi. Io ora dovrei, per fare un lavoro perfetto, dovrei utilizzare una pinza e piegare. Però, insomma, facciamo così. Facciamo che usiamo le mani. Dobbiamo fare la chiusura di questo cerchio. Quindi giriamo il filo attorno alla base perlomeno 3 volte. Ok? Allora, a questo punto taglio l'eccesso, quello che bisogna fare è cercare di abbassare questa parte che è tagliente e pericolosa, lo si fa con una pinza, se avete questa utilizzate questa, se avete la fortuna di avere una pinza a becchi piatti è meglio, io questa a becchi ricurvi che va benissimo, è meglio, è la migliore dal mio punto di vista, ok? Adesso lavoriamo, amici, come se ci fosse un davanti e un dietro in questo disegno. La parte posteriore sarà questa con la cucitura e la parte anteriore questa, ok? Quella visibile praticamente dal commensale che avrà davanti il segnaposto. Lavoriamo quindi immaginando i due lati. Allora, adesso prendiamo il filo, la lunghezza del filo dalla parte in cui è libero e si può alzare verso l'alto. Cosa facciamo? Intanto, se è un po' storticchio, un po' stortarello, lo possiamo sempre lisciare come abbiamo fatto prima, con lo straccio o con la pinza. Ecco. Portiamo il filo verso il centro, dobbiamo formare il secondo cerchio. Praticamente stiamo costruendo come una specie di molla, qualcosa di simile ad una molla. Io utilizzerò il fondo di questo mandrino, perché insomma è della misura giusta, semplicemente per questo, ma può essere qualsiasi oggetto. Quindi gli vado intorno e disegno un cerchio completo. Ok. Allora, ecco qui, ho fatto un secondo giro di filo, avete visto? Perché è un po' l'idea quella della molla. Ok? Vedete? Allora, il giro è... ops! Recuperato. Allora, il giro è completo. Adesso, lateralmente, ricordatevi sempre il modo in cui io immagino di costruire questo oggetto, cioè con una parte posteriore e anteriore, lateralmente, non importa se a destra o a sinistra, io afferro circa a metà del cerchio il filo, e lo posso fare, adesso mi dovrei lavorare così, sempre con la pinza a punte coniche, va benissimo. Allora, adesso vado verso l'interno, quindi una piega netta decisa verso l'interno, a dividere a metà questo secondo cerchio. Ho disegnato praticamente il diametro di questo secondo cerchio. Ora considero il raggio, cioè la metà, lo posso fare ad occhio, non vi preoccupate, questo si può fare benissimo ad occhio. Con la pinza tengo fermo il filo, con la mano alzo il filo verso l'alto, quindi cambio direzione, non lavoro più in orizzontale, vado in verticale a fare l'alberello, lo piego di netto verso l'alto in questo modo.
Se necessario, stiro ancora il filo, come abbiamo già fatto altre volte, trattenendo la forma sotto, attenzione perché vi si rovina se non riuscite a trattenerla nella maniera adeguata. Adesso dovete aprire il pennarello per prima cosa ed averlo a portata di mano e prendere il righello. Allora, con il righello misurate circa 3 centimetri e segnate con un punto. Ora prendiamo, afferriamo il punto blu sempre con l'estremità della pinza conica e portiamo da un lato, a destra o a sinistra non importa, purché siamo nella stessa direzione della piega precedente, in modo netto. L'angolo è un angolo di 90 gradi. Arrivati a questo punto, disegniamo un anello centrale che deve stare proprio sopra a questo stelo e lo facciamo anche con un pennarello, va benissimo. Vedete come si fa? Si modella proprio disegnando sul pennarello, si fa un giro completo e si porta dall'altra parte il filo, proprio dall'altro lato. In questo modo vi faccio vedere, ora io sono anche troppo in alto, non così in alto. Ora passiamo un pochino, ecco qua. Vedete cosa intendo per centrato? Allora, siamo arrivati a questo punto. Ora teniamo il filo che avanza in orizzontale. Orizzontale, diciamo a 90 gradi rispetto al piano, ok? Non vi preoccupate se questa forma adesso è così a molla, lasciatela pure perdere, ora non ci interessa. Misuriamo dal centro dell'anello verso l'esterno 4 centimetri. Non vi ho detto che non importa se avete sviluppato, diciamo così, l'albero da un lato o dall'altro, se siete andati cioè a destra o a sinistra, non importa, è la stessa identica cosa. Allora, una cosa però ve la devo dire, questa è la parte anteriore, quella che io considero la parte bella, per intenderci, del lavoro. Il filo, per favore, fatelo ricadere sul davanti, è meglio, non è estremamente, non è una cosa necessaria, ma esteticamente è un lavoro migliore. Allora, adesso vi dicevo, misuriamo 4 centimetri. Afferriamo il punto blu, prendiamo il filo e lo portiamo nettamente verso il centro. In realtà a lavorare è l'altra mano, cioè la pinza tiene fermo il lavoro, ma è l'altra mano che lavora. Calcoliamo sul filo dalla piega in su 2 centimetri e facciamo un punto anche qui. Dopodiché, sempre con la pinza a punte coniche, afferriamo questo punto e andiamo verso l'esterno, verso l'esterno in orizzontale. Ok. Misuriamo verso l'esterno fino alla piega, o meglio dalla piega verso l'esterno mezzo centimetro questa volta, e facciamo il punto blu o nero. Prendiamo il filo in questo punto e lo rivolgiamo di nuovo verso l'interno, ok? The first Noel the angel did say was to... Adesso, 2 centimetri ancora, misurati sempre con il righello. Questa piega porta verso il basso il filo, perché dobbiamo scendere dall'altro lato, facciamo quasi tutto identico. Questa volta però, dopo aver misurato i 2 centimetri, andiamo verso l'interno ovviamente, verso l'interno e in orizzontale. Misuriamo il solito mezzo centimetro, facciamo il nostro punto. Lo afferriamo con l'estremità della pinza conica e lo portiamo verso l'esterno. Continuiamo
in questo modo fino a scendere. Arrivati alla fine, portiamo quello che resta del filo verso il centro. Guardate, l'alberello è disegnato. Anche qui dobbiamo misurare 4 cm che abbiamo dall'altro lato. Ok, a questo punto il filo va completamente dall'altro lato, così. Prima di tagliarlo, lasciamo un pezzo piuttosto lungo, lasciamo una coda di perlomeno 4 cm, perché ci serve per la chiusura finale. Quindi io taglio il filo, ok? Arrivati a questo punto, devo bloccare i fili in posizione, tenerli fermi, magari con una pinza, di solito quella piatta, però anche con le mani, non vi spaventate, anche con le mani teniamo un po' fermi. E poi dobbiamo, ok, questo filo lo dobbiamo girare intorno e all'interno della sagoma per fermarlo. Lo facciamo circa 3 volte. Ora tagliamo quello che avanza. Come al solito abbassiamo questa linguetta perché potrebbe tagliare, graffiare, eccetera, rovinare mobili, qualsiasi cosa. Adesso c'è il tempo dei soliti aggiustamenti, che si fanno sempre, si fanno anche a mano. Ecco qui, ed eccola terminata. Guardate com'è carino questo segnaposto. Poi, essendo dorato, è ancora più bello con lo sfondo rosso. Che ne dite? Con la candela rossa, poco più in là. Allora, manca una cosa però. Manca il nome dell'invitato. Che ne dite? Grazioso, vero? Allora, io spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Ne faremo altri con il filo di ferro, con il filo metallico, ma poi faremo un sacco di cose, ragazzi. Preparatevi, preparate le mani. Vi saluto, grazie per avermi seguito, un bacione e al prossimo video. Ciao!